bella prestazione della Roma, bella prestazione di Dido. Meno male. In una partita non facile, sì. Anche se Lumezzane, come si diceva prima, è venuto per giocarsi per i tre punti, forse questo può aver agevolato. Ma io penso che quando ci sono questi risultati sia merito nostro che oggi abbiamo disputato una grossa partita, come magari altre volte che non sono riuscito a fare il risultato, era merito di altre squadre che sono venute qui e ci hanno messo in difficoltà. Oggi siamo stati molto bravi a mettere in difficoltà il Lumezzane, che arrivava venuto da un periodo non felicissimo. Però la partita era molto difficile perché non a caso loro hanno disputato l'ultimo giro dell'andata, quindi il valore della squadra c'era. Fortunatamente siamo riusciti a mettere in campo il meglio, siamo riusciti a portare i tre punti fondamentali. Ormai Dido ha recuperato la forma fisica pienamente e adesso restano tre partite da giocare che sono veramente tre finali. Sì, mi dispiace appunto la mia andata dal punto di vista fisico, diciamo. Certo che quando si rientra dopo due mesi di stop quasi, le prime partite sia un po' in affanno. Oggi devo dire che mi sentivo bene sia fisicamente che mentalmente e sono contento di aver fatto la squadra. Davanti Vasoio e Pietri Biasi, i suggerimenti di Dido, insomma, funzionano? Ah, certo, con Pietri Biasi sono giocato insieme per un anno e mi sono trovato molto bene. Lui è un giocatore molto rapido, molto veloce che riesce a giocare con la palla a terra, quindi certo che per me è un giocatore importante da poter giocare. Ma Vasoio avete visto tutte le qualità che ha, quindi quando riesce a fare queste cose c'è niente da dire con due attaccanti così. Domenica a Valenza, rispetto a quella che era stata la partita di andata, una squadra, la valenzana, che... Ma conosciamo tutti il campo di Valenza, di quanto sia difficile andare a fare i punti in quel campo, però penso che se ci mettiamo questo spirito, con le nostre caratteristiche, con le nostre qualità, riusciamo a mettere in difficoltà la valenzana, che magari arriva da un momento positivo, anche se oggi non ha fatto punti, però dobbiamo mettere in campo questa intensità e allora riusciamo a far bene anche questo valenzano. Nello spogliatoio avete fatto la conta degli infortunati, abbiamo visto Gobbo uscire con il ginocchio fasciato. Purtroppo l'annata è questa. Oggi mi sono dovuto cambiare perché Tedoldi ha avuto un risentimento prima della partita della rifinitura. Ha giocato Stefano dall'inizio, da Dinella, che ha disputato anche lui un'ottima gara. Certo che magari lui stava delle idee e poi si trova a dover effettuare dei cambi in corsa come ha fatto oggi. Mariani è uscito anche lui per un problema fisico. Non è mai facile fare queste scelte. Grazie.